Ciao a tutti e bentornati nel canale. Oggi un video dove vi mostro un make-up estivo, ma soprattutto in questo video voglio citare la mia carissima amica Mary del canale Make-up per Passione Channel, con la quale questo video sarà in collaborazione. Ebbene sì, oggi presentiamo il nostro summer make-up look, quindi vi mostriamo il nostro trucco per l'estate. Diciamo che sarà un mini tutorial o comunque sarà come piace a noi il make-up appunto per l'estate. Vi invito a passare dal canale di Mary, appunto Make-up per Passione Channel, perché la mia amica Mary è fantastica ed è molto molto brava. Sono curiosissima di vedere che cosa avrà realizzato lei e sono sicura al 100% che sarà un make-up fantastico, quindi non perdetevi neanche il suo video. Io come sempre ragazze vi ringrazio. Vi mando tantissimi baci, vi lascio al tutorial e vi aspetto ai prossimi video. Ciao a tutti! Cominciamo con il tutorial. Io per prima cosa l'estate non metto fondotinta, non metto nulla, anche perché ormai con un po' di abbronzatura evito proprio di mettere fondotinta. Però per evitare appunto l'effetto troppo lucido della pelle, vado ad utilizzare spesso e volentieri un mattificante e in questo caso utilizzo il The Pore Professional di Benefit, che è sempre un valido alleato appunto per evitare che la pelle si lucidi. Quindi comunque se, anche se è un primer, è un primer mattificante, ma voi potete utilizzare tranquillamente una qualsiasi marca. Io avevo questo a disposizione subito subito nel cassettino, poi sono andata ad aprire dei primer e quindi ho preso questo. Però molte volte mi capita di utilizzare anche quello di Catrice, vi dico la verità. Quindi ne metto un po' giusto sulla zona T, appunto, che mi eviterà che il viso si lucidi maggiormente. Allora, fatto questo, aspetto qualche secondino perché così il primer, diciamo, tra virgolette, agisce e quindi vado ad utilizzare l'ombretto per gli occhi. Allora, per questo look vado ad utilizzare due palettine della MAC dell'Avon e appunto con dei colori che io amo e prediligo su tutti e sono, per esempio, questa palettina qui che è la Impressionist 8 in 1 Wet n Dry Palette. Praticamente questa qui è una palette che può essere utilizzata tranquillamente sia da bagnata che da asciutta, ma io no, andrò appunto ad utilizzare questi colori qui molto molto come vedete estivi, quindi questo color bronzo, questo beigeolino chiaro, quest'altro che è sempre un beigeolino però con una punta di rosato e questo copper che poi alla fine è praticamente un color rame quasi. E altrettanto andrò ad utilizzare, scusate, altrimenti vi acceco, vedrò di utilizzare questi due colorini qui dell'altra palette che è la Epic Intense, la Beau Chic. E appunto utilizzerò questo doratino e questo marroncino qui, che sicuramente sarà quello finale perché mi darà la sfumatura appunto finale. Allora, per quanto riguarda la base, vado ad utilizzare questo colore qui molto più chiaro, proprio per stenderla su tutta la palpebra e quindi per uniformare un attimo il tutto. Ok, stesa questo colore qui di base, vado ad utilizzare quest'altro colore sempre chiaro qui, magari nella parte più interna dell'occhio, proprio per creare un punto luce. Quindi prendo un pennellino più piccolo. Ecco, ho acceso anche la luce dietro perché così mi dà più visibilità quando mi trucco. Allora, ho utilizzato l'altro colore sempre chiaro, vado ad utilizzare, vediamo un po', questo champagnino qui che è un po' più scuro rispetto agli altri due, quindi vediamo un attimino cosa ne viene fuori. Diciamo che è abbastanza simile.
Quindi prendo un altro pennellino, prendo un pennellino da sfumatura e praticamente vado a prelevare questo dorato qui e lo stendo tra la piega, dalla palpebra fissa a quella mobile. Ecco, una sorta di ombreggiatura tra le due palpebre, anche se sto utilizzando comunque colori sheer, quindi belli luminosi. Ora vado a prelevare il colore, questo qui, che è il copper, praticamente questo color, diciamo, rame, e vediamo cosa ne esce fuori. Ecco qui. Tutto sommato il risultato comincia a piacermi. Allora, ultimo ombretto che vado ad utilizzare, perché comunque io la mattina non ho tantissimo tempo per stare a truccarmi 5 ore con 5 milioni di sfumature diverse, è questo colore qui, che sarebbe il marrone, quello più scuro, e lo vado a mettere appunto come ombreggiatura finale. Bene, al lavoro ultimato controllo tutti i dettagli, vado a eliminare l'eccesso di ombretto che magari è caduto perché essendo anche colori sheer fa sicuramente fallout, quindi vado ad eliminare l'eccesso. Ecco qui. E adesso vado a passare una riga di eyeliner. Contrariamente alla classica riga di eyeliner magari nera o marrone, vado ad utilizzare un altro tipo di matita eyeliner. E nello specifico prendo questa qui della Neve Cosmetics, che sarebbero le bellissime, meravigliose pastello, e vado ad utilizzare il color tartaruga, che comunque è un verde un po' brillantinato, quindi faccio anche risaltare così il colore dei miei occhi. Ecco, diciamo che nell'insieme l'effetto mi piace molto di più, è meno pesante se avessi usato, come se avessi usato una matita contorno occhi nera, ma è anche abbastanza fresca, abbastanza estiva, perché mi piace veramente tanto. E comunque potete ricordarvi che potete anche contornare la rima inferiore degli occhi. Volendo potreste metterla anche sotto, la rima. Comunque nessuno ci vieta di poter utilizzare anche una matita marrone, bronzo, brillantinata. Io avevo questa qui a portata di mano e quindi ho voluto utilizzare questa. Idem per quanto riguarda il mascara che ho qui a portata di mano, qui nell'immediato, è dell'ultimissimo mascara dell'Avon e sto parlando del Super Shock Definition, della linea Avon True. Vi devo dire che è qualche giorno che sto testando questo mascara, questo scovolino qui molto molto carino e con queste setole molto particolari, perché sono ciuffetti di setole che comunque servono sia per allungare, quindi per fare, anzi scusate, per dare l'effetto super shock, quindi effetto volume, ma senz'altro anche per allungare e per definirle, che poi è l'effetto che a me piace molto di più, a me piace più l'effetto allungato per le ciglia. Ecco qui ragazze, diciamo che oggi voglio anche esagerare e faccio un'altra passata. Ecco ragazze, questo è l'effetto con il mascara. Guardate che bell'effetto di mascara, molto naturale e molto allungato. A me piacciono proprio in questo modo, un effetto naturale, bello pettinato. Sinceramente è ciò che io cerco da un mascara, più che l'effetto super ciglia fintissime. Adesso procedo con il viso, quindi vado a metterci un po' di perle di terra solare per far risaltare anche il colore che ho preso in questi giorni con il sole.
e vado ad utilizzare le mie amatissime Avon Glow, le perle di terra solare. Nello specifico io utilizzo le Cool, ecco qui. Prendo un pennellone, ne prelevo un po' e vado a metterle appunto sulle mie guance. E come potete vedere fa questo effetto super illuminante, quindi questo effetto davvero glow che a me piace tanto l'estate, appunto perché così fa risaltare l'abbronzatura. Guardate. Molto naturale anche questo, però è un tocco chic che, se così si può dire, a me piace veramente tantissimo. Allora, ultima cosa che vado appunto a truccare sono appunto le labbra, e vado ad utilizzare la matita contorno labbra della Avon True, la Simply Spice, che come vi dico in tutti i miei video è una matita contorno labbra molto molto passepartout, quindi può essere utilizzata con diversi tipi di rossetti. E siccome, guardate, voglio brillare ancora di più, quindi avrei potuto utilizzare un rossetto matte tipo il mio super amato rossetto liquido, Liquid Love di Clio, ma siccome oggi in questo trucco, in questo summer makeup look, voglio appunto sberluccicare, vado ad utilizzare, diciamo, forse è l'unico gloss che io utilizzo in generale, e sto parlando di quelli della Kiko, dei 3D Hydra, e nello specifico questo, il colore 18, che è un colore che io amo pazzamente. Ricordatevi ragazze che se volete far durare maggiormente il gloss potete metterci un rossetto matte al di sotto e poi passare un filo di gloss a stenderlo anche nella parte centrale delle labbra, però io ho voluto rendere così tutto glossato le mie labbra. E nulla, questo è il make up finale, spero vi piaccia.